Buongiorno, come state? Tutto bene? Non potevo non salutarvi nell'ultima diretta, diciamo così, di quelle programmate a livello di trasmissioni radiofoniche della stagione. Eh sì, perché insomma, martedì è stata l'ultima diretta che abbiamo fatto insieme. Eravate tantissimi e mi ha fatto veramente piacere trovarvi dopo, insomma, una settimana in cui non eravamo insieme. Però mi avete seguito, poi ho festeggiato anche il compleanno, quindi in qualche modo, insomma, mi sono assentata anche per quello, un anno più si sente sul groppone un pochettino l'anno in più pesa, però devo dire che con voi è sempre un piacere parlarne, stare in vostra compagnia, festeggiare anche questo, assolutamente sì. Poi insomma martedì arrivavo da 2 ore di palestra, dal risveglio muscolare delle 6:15 del mattino, più un'ora e mezza di palestra, di sala. E quindi l'energia c'è nonostante l'anno in più. Eravate tantissimi, dicevo, abbiamo parlato insomma anche un po' di posti, delle vostre vacanze, chi ha affittato una casa con piscina, perché deve portare il suo amico pelosetto, chi invece, ad esempio, per lavoro è andato a Stoccolma e probabilmente decide di rimanerci lì a vivere, di portare anche la famiglia a fine anno, quindi insomma anche questo è un grande cambiamento. Chi invece col proprio camper andrà in Sardegna, ma questo lo farà a ottobre, quando insomma sicuramente vabbè, avrà più tempo per in qualche modo farsi le vacanze, ma in un periodo in cui si è più tranquilli ed è anche più bello ammirare quello che è il paesaggio, il panorama senza troppi turisti, troppa gente. Chi mi ha invitato nel Salento, chi mi ha invitato a Lecce? E io dico sempre, quest'anno in realtà la mia vacanza l'ho già prenotata, però è anche vero che ad agosto, insomma, in questi posti nel Salento, così è meglio andarci come mi dite voi, anche ottobre, tanto c'è sempre sole, insomma, posso farmi comunque un bel aperitivo sulla sabbia e le spiagge, quindi mi tentate, ma nonostante questo, anche col menù di Mega Naturista, mi tentate, nonostante io faccia ginnastica per cercare di smaltire la mia ciccia. Va bene. Eravate veramente collegati da ogni dove, è stato interessante, insomma, esplorare un po' come sempre la vostra vita, ma soprattutto la vostra amicizia. Ci siamo lasciati appunto dicendo che era l'ultima, diciamo così, diretta, no? Della nostra live del martedì, però anche in chiusura è stato detto: ma perché non pensare di fare anche una live dedicata, che ne so, a un vinile, quindi a parlare di vinili, piuttosto recensioni di vinili, piuttosto che di altre cose. Colgo la palla al balzo per dirvi assolutamente sì, potreste anche magari citarmi qualche vinile di cui vorreste venisse fatta la recensione, ma anche magari continuare a raccontare, insomma, un po' di posti che ho visitato durante gli anni, continuare anche con YouTubeando e quindi fare delle dirette più dedicate. Per cui assolutamente, se avete voglia di scrivermi le vostre idee, possiamo portarle avanti, insomma, in questa estate. Vi mando un bacio, vi saluto anche di qua, così ci vediamo anche di qua e fate i bravi come sempre, se potete. Baci, ciao. Ciao, e rimaniamo sintonizzati perché insomma vi racconterò un po' di cose e preparerò qualche diretta diversa, diretta extra. Ok? Ciao!